fanno discutere le prediction del sottoscritto, di Fius e di Andy sulla vittoria della GOAT, il lancio del Magic, mentre in Serie A è la fine di un'era. Addio Max e Pioli. È fallita la Serie A. La Juventus saluta definitivamente l'allenatore più di content al mondo, e Milan fa lo stesso con il protetto di Manfredi, Stefano Pioli. Giornata di lutto in casa Manfredi. Anche dobbiamo... settimana di lutto, perché sabato si darà l'addio al più forte centravanti della Serie A degli ultimi 10 anni, ma la tua intro non era precisa, perché Pioli lascia il Milan ma non lascia la Serie A, quindi occhio. Però volevo dire una cosa. Atalanta, dicono, sembra. Andrà dove meriterà di andare. Però voglio sottolineare una cosa sul video che stavamo vedendo prima. Scusa? Perché ho... 22 mesi insieme a voi, cuore rosso meglio di una scopata. Grazie Andre. Quella scopata ti dì molto meglio la sega. La scopata ormai, ragazzi, cioè nel 2024 ancora con sta roba di scopare, sudare, basta. C'è internet, ci sono i porno liberi, fatevi cogliere anche voi dalla dipendenza dal porno e basta con sta roba di scopare, che dopo ci devi parlare. Il sesso sopravvalutato, bravo, bravo. Vabbè, nel dubbio, diciamo, una decina all'anno cercate di farle proprio. Sì, però da ubriaco, quelle che ti penti, eh. Quelle sono allora, quelle per le quali vale la pena vivere. Basta l'amore, sia il sesso, ok? No, devo fare una precisazione sul video che abbiamo messo come intro. Allora, ci tengo a dire che... Ma ci andiamo dopo. Va bene. No, volevi dire qualcosa su Picci? Sì, sì, sì. Subito prima di partire? Io ho scritto il titolo, partiamo con la Serie A. Dopo, ragazzi, perché io lo sto andiamo chiudendo. Dopo, andiamo dopo. Oggi ufficialmente lanciamo il Magic GOAT, ok? Almeno. Sì, beh, vi dico una roba. Abbiamo fatto un paio di modifiche super fighe, ve le dico dopo, e l'abbiamo ritardato ieri sera nel lanciarlo, ieri pomeriggio, e farlo oggi, ma ne vale la pena. Abbiamo trovato la soluzione tutta. Indicativamente alle 16 lo lanciamo, ragazzi. Vi mettiamo il link per i primi 1000. Dico una cosa, senza sapere quello che vuoi dire tu, sappiate che il Loco Picci è patrimonio della GOAT League, ok? È il giocatore copertina del nostro iFIFA. Quindi nessuno si azzardi ad attaccare Dio. Il Loco si ama, punto. È l'emblema della GOAT League. Detto ciò, meno 69, il treno l'abbiamo perso, ma puoi farlo ripartire te. Siamo in questo momento in 1000. Stasera non c'è un cazzo di calcio, ho organizzato con Io Camperigno, come vedete qua, con Terracina, ma ci sarà anche, attenzione, Violet e Nicole, e faremo, se arriviamo al gol, la prima missione a 4, 2 donne e 2 uomini. Dipende da te, 2 ore di quello, poi faccio un altro sub gol per il Loco. Quindi potremmo fare 4 ore questa notte. Se mi sostenete, se ci sostenete, noi facciamo insieme. 4 donne praticamente, esatto. Allora, però dobbiamo andare su il calcio giocato, purtroppo, oggi pomeriggio. Come purtroppo? E c'è un dramma, ragazzi. Un uomo che ha perso un allenatore. Mi sei mancato, mi sei mancato, Edo, come stai? Anche voi, ciao ragazzi, vedo Manfred che è in lutto, ma Manfred non essere in lutto, perché alla fine questa strategia Lopetegui, Fonseca, eccetera,
è pensata dagli americani per ripristinare Mister Pioli, quindi tutto cambi perché non cambi nulla, è un po' gatto cioè partiale. Secondo te li chiamano dopo un mese esonero e torna Pioli? No, ovviamente sto scherzando, però ne stanno combinando una dietro l'altra, i tifosi del Milan sono in subbuglio, ragazzi, perché il borsino di Fonseca e Van Bommel, nel momento in cui si è liberato De Zerbi, che è passato immediatamente al posto numero uno dei sogni dei tifosi del Milan, dei sogni fattibili ovviamente dei tifosi del Milan, perché Conte non viene preso in considerazione dalla società, Klopp che è il sogno numero uno è un'utopia più che un sogno, quindi resta De Zerbi, ma le ultime dicono che non è una pista così calda. Dall'altra parte c'è chi sorride perché non ha più Max Allegri. Buongiorno a Bandorino, è arrivato quel momento. Buon pomeriggio. Grande Bandorino. Grande festa, immagino. Un allenatore no! Voglio un allenatore! Voglio un allenatore no! È arrivato quel momento lì per tutti. L'hai chiamato? Ragazzi, io lo voglio qua questa settimana, Arsim. Voglio il processo ad Arsim, adesso ci deve dire chi vuole. Voglio lui, Gianni Bianco e tutta l'armata Pandorino che parliamo. Arriverà. Però ragazzi, posso dire una cosa agli amici della Juve? Cioè, ma Allegri quest'anno cosa doveva fare, ragazzi? Ha tenuto in piedi la baracca, la comunicazione, ha portato a casa i risultati. Dopodiché la Juve ha giocato malissimo, ma ditemi un anno in cui le squadre di Allegri hanno giocato bene, Milan compreso, per cui cioè, sicuramente Allegri non è mai stato preso per il bel gioco. Dal punto di vista dei risultati, cosa gli volete dire a sto allenatore? Prego Pandorino. C'è un amico di Max, un uomo che anche lui è triste oggi, direttamente dalla Calabria. Sono diversi in esattezza, diversi in esattezza. Complimenti. Buonasera. A quelli che non hanno mai tradito Max Allegri. Diverse inesattezze. Uno, non sono della Calabria. Due, io da quando è stato esonerato mi sveglio molto più sereno e tranquillo, quindi... Vergognati. Tu veramente sei come Giuda Iscariota. Vergognati. Ma io vado dove va il sentimento popolare e i soldi. Però tra l'altro volevo ringraziarvi per avermi dato l'onore di essere nella stessa live con Pandorino e di poter parlare. È la prima volta? Sì, cioè per me... Ciao Pandorino, sono emozionato. Ciao. Sono molto emozionato. Cioè, tipo il tuo personaggio preferito dei cartelli, tipo sì, Vegeta. L'altra volta mi ha pure salutato mentre era in live, è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Chiaro. Abbiamo pure. Ognuno ha i suoi traguardi. Contento. Non si scompone Pandorino. Come si chiama Manfred? Scusate, che c'ho il figlio di... No, adesso detta così non lo dico perché... Quello che ci aveva avuto il dissing torre. Fortissimo sulla Juve. Oppini. Avete visto il saluto di Oppini? No, però se vuoi ho un suo tweet che ha viralizzato ieri, molto simpatico. No, ma aspetta un attimo. Un tweet cancellato? Oh. Quando tra un po' di tempo penserete agli ultimi 20 anni sportivi della vostra vita o calcistici, supponendo che voi siate juventini, ricordatevi che dopo la Serie B c'è stato un uomo su tutti, Andrea Agnelli, che ha ricreato un ciclo vincente all'altezza del nome della Juventus. Conte ha aiutato lui a mettere le basi solide, stratificate, rocciose, con 3 scudetti consecutivi, per poi darle in mano ad Allegri, che ha portato avanti il lavoro in modo non egregio, di più, con grande classe, con silenziosità, con eleganza, senza mai dire una parola di troppo. Bobby è male! Bobby! Federioc! Grazie anche a Gabri Cossu e a Samu. Federioc però ne mette 5 ed è un nostro mecenate. Grazie mille Fede. Spam di mecenate per favore. Il traguardo!
che stasera si avvicina. Aspetto sempre te, aspetto sempre te, te lo dico. Grazie mille Fede. Non so quanti ne mancano, meno 62. Grazie anche a Maria Catus e a The Lizard. PS, PS, PS. Ok. Per poi sbagliare sul finale. Ma chi non sbaglia nella vita? Tutti, no? E alla fine ha sbagliato come? Portandoci un trofeo? Ci ricorderemo anche di questo. Queste le parole di addio di Oppini a Max Allegri. No, Pandorino, no. Un minuto di silenziosità. Io mi vergogno di queste persone che ancora non difendono colui che hanno distrutto 125 anni di Juventus. Un comunicato. Chi è che applaude? Io, guarda, è andato via, anzi Allegri è stato licenziato, non è che è andato, è stato licenziato. Tutti coloro che lo seguono adesso non vadano a quel paese e non parlino mai più della Juventus, perché loro non sono degni di essere chiamati tifosi della Juve. Vada, non dia patenti di tifo, Paolo Pandorino. No, ma non può, perché chi è che stabilisce che uno è più bravo rispetto a un altro? Facci i nomi, Pandorino. Dica. Ma faccia i nomi, faccia i nomi. Chi sono questi qui, Pandorino? Ma i nomi sono sempre quelli, ragazzi. Zazzaroni, Sabatini, Oppini, nonno Galeone. Minchia, Galeone. Ma guarda, ce ne sono talmente tanti che ci vuole una giornata intera a elencarli tutti. Aspetta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Voi come avete reagito, Phil, da JG? Vuoi sapere la verità? Sì, o vuoi la, no, la verità, la verità, verità, cioè, la verità, verità ce la puoi dire, ovviamente. Noi abbiamo fatto 8 ore di live aspettando il comunicato, e al momento del comunicato abbiamo stappato 3-4 bottiglie. Ecco, in stile Gianni Bianco. Tagli lo cazzo! Sì. Vai, allora, via, non nota sinistra è fra. Tu brutta merda! Io ero più in versione Tony. Sì, però anche tu hai brindato, quindi. Grazie! Sì, sì. Vado a fare il video torno. Io sono entrato dopo, anch'io ho fatto una mezza bottiglia di prosecco, sono entrato dopo perché stavo guardando la Formula 1 in quel momento lì, allora ho lasciato spazio, diciamo, a loro per Leandro, ragazzi, Leandro è in lutto? No, Leandro purtroppo era in viaggio, quindi non poteva essere in live, ma era con noi collegato per farsi sentire e dimostrare che comunque anche lui c'era e stava godendo a tratti per la notizia. Allora, tutti eravamo... Pandorino, Leandro è uno di quelli là che si deve vergognare? Ma io qua mi astengo. Secondo me un pochino sì, secondo me un pochino sì. Io mi astengo, però... Secondo me, non dico che era in lutto, ma metà e metà. No, si era stancato pure, c'eravamo stancati tutti. Prego, certo, vedo. Ma raga, ma la riconoscenza nel mondo del calcio, perché anche noi del Milan non vediamo l'ora che mister Pioli, a parte Mampre, esca dai cancelli di Milanello. Però il giorno che andrà via noi lo ringrazieremo, ragazzi, perché comunque... Non si dimentica quello che ha. Quante ne mancano? Sallegri. La riconoscenza anche da Allegri. Della Juve era da sangue negli occhi. Però non la riconoscenza da Allegri. No. No, mi interessa. Riconoscenza un paio di palle. Scusate, sì, un secondo. Se ma... davvero aveva tutto sto amore per la Juventus, doveva dare le dimissioni l'anno scorso. Scusate un attimo. Mamma mia, caro Max, è arrivato il momento di dirci addio. E questa volta credo per davvero. Ma sta piangendo, eh? Sono momenti particolari per me,
chi segue la pagina, chi mi ha seguito nelle dirette, grazie Neo, che forse sono il più allegriano di tutti. E Pancio numero uno, ci dobbiamo fare dei ringraziamenti a te, ti do del tu. Mamma mia, perché non voglio ringraziare l'allenatore, non c'è neanche bisogno, parlano le 420 presenze, parlano i trofei, parlano le tantissime vittorie. Voglio ringraziare l'uomo, grazie di perché merda. Hai dimostrato a me, per favore, ai tuoi calciatori e ai giovani che si avvicinano allo sport cosa voglia dire prendersi la responsabilità. E non è farlo a parole davanti alle telecamere e dire è colpa mia, è farlo coi fatti. Hai fatto da presidente, hai fatto da da papà, dirigente, hai fatto da allenatore, hai fatto da psicologo, hai fatto tantissime cose. Benzinaio, hai fatto anche. Per favore. Prendendoti vagonate di merda e restando in silenzio. E ti ringrazio per la juventinità che hai dimostrato. Sei stato l'unico che in questi due anni ha difeso davvero la Juve. E ti ringrazio perché questo è un ringraziamento personale. Hai fatto parte comunque, trattenendo le lacrime, comunque sia, del percorso di vita mio, tosta, come di tanti altri, stando Pandorino, gli occhiali 10 sono... anni praticamente sulla panchina della Juve, perché per me non te ne sei mai andato e probabilmente sarà così anche in futuro. E cioè rimarrà per sempre per lui, perché oggettivamente quando mi chiamano figlio di Allegri pensano di insultarmi, ma per me è una medaglia al valore. Grazie per mamma mia, essere allegriani è una figata pazzesca. Io ti auguro tutto il meglio, spero di poterci rivedere presto, spero di poter per favore in qualche modo conoscerti. La speranza di rivederti una terza volta sulla panchina della Juve, magari in futuro la continuo a mantenere. Grazie mister, grazie Max. Bello. Messaggio che colpisce dritto al cuore degli juventini, di tutti gli juventini. Vabbè, c'è una parte di Juventus che la tira così, come immagino anche una parte di Milan, Edo, che voleva Pioli in realtà. Adesso sentiremo per mesi dei nomi, per la Juve sembra Thiago Motta, per il Milan... Edo, vuoi sapere una prediction o vuoi che te la faccio quando mi inviti a Radio Rossonera? Tutte e due. Nuovo allenatore del Milan per te? No, ma a dispetto di chi sarà, dei nomi che si fanno, sai quanto arriva il Milan l'anno prossimo? Sesto. Il Milan l'anno prossimo arriva sesto. Ma Manfred, allora la mancanza punto, di sesto. Il fatto no, ma guarda, Harry, come rischi. Ogni anno il Milan sta arrivando lungo sulla programmazione, no? Un anno non c'era il rinnovo di Maldini e Massara, quest'anno non c'è l'allenatore, quindi cioè assolutamente dal punto di vista della programmazione è un disastro. Dal punto di vista dei nomi che si fanno, Manfred, non ho particolari problemi a dirti che mi tengo Pioli rispetto ai nomi che si stanno facendo in questo momento. Tu lo sai quello che io penso di Pioli, non che sia un allenatore scarso, ma che il ciclo sia finito. Come in amore finiscono le storie d'amore, finiscono i cicli, non per questo la tua ex diventa una stronza o peggio, ok? Quindi mister Pioli, ripeto, io personalmente lo ringrazierò. Se ti devo dire che i nomi che si fanno mi gasano, proprio no, perché Fonseca, Van Bommel, eccetera, è questa mancanza di idee. Ecco, la differenza tra Milan e Juve secondo me è questa: abbiamo vissuto due stagioni simili, un po' per le dinamiche, l'allenatore, il tifo, eccetera, eccetera, però la Juve sembra avere le idee molto più chiare, sembra aver lavorato sulla programmazione, Giuntoli secondo me è una garanzia, Milan non ha neanche il direttore sportivo, ragazzi, quindi cioè... Ho paura che siamo messi. Si parla di una frattura tra Moncada e Ibrahimovic. Uno vorrebbe Fonseca e l'altro Van Bommel. Quindi si parla di una frattura nella dirigenza. Ma che nomi sono, ragazzi?
Ma che non so, tra l'altro, meno 60. Chi gliel'ha fatto fare a Ibrahimovic, ragazzi? Perché Ibrahimovic in questi giorni, non so se ne avete parlato, ma ne sta uscendo veramente non male. Cioè, perché Edo, quello che è successo a Ibrahimovic è la risposta alla lezione a chi non si sa accontentare e chiudere la pagina del calcio, come doveva fare lui con lo scudetto alzato da capitano. Basta, poi vai via. Smetti col calcio, fai l'attore, fai i programmi TV, fai un reality, non devi più mettere piede nel calcio. Veramente Dio. Secondo me Ibra invece il problema è che non può fare l'attore né niente, l'abbiamo visto anche al Festival di Sanremo. Vabbè, che praticamente dopo tre puntate c'ha tre battute che ripete all'infinito, quindi ha rotto il cazzo dopo tre puntate. Anche la comunicazione è molto piatta, ragazzi, sempre god, ma al di là di questo, nel momento in cui lui decide di diventare un consulente di Red Bird, e quindi non è diciamo una figura con un ruolo ben preciso all'interno del Milan, è una figura esterna che appartiene alla proprietà del Milan, però di fatto è una figura esterna. In questo si creano molte confusioni dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista delle scelte, per cui Ibra, da idolo che era, in questo momento anche lui viene tirato giù nel calderone. Quindi io dico, ma chi gliel'ha fatto fare? Benissimo, io due anni fa lo dicevo. Scusate un secondo, che è entrato il mio compagno di questa sera, Terracina, e allora dico meno 59. Sei pronto? Sei pronto per stasera, Terracina? Non proprio. Terracina? Ragazzi, ciao, grazie mille. Oggi sono in veste di inviato perché sono in montagna. Sono in veste di inviato perché sto organizzando una puntata di OCV Spa, perché quindi questa sera vado a vedere una spa e organizziamo una puntata, se siete d'accordo, OCV Spa. Bellissimo, fantastico. Sì, molto bello il Giappone, tra l'altro. Allora ragazzi, vi chiedo anche a voi, Augu, mi senti adesso meglio? Sì, ti sento. Secondo me è meglio ci vado a fare un caffè, Ciccione, poi torna. Sei un po' in delay, no, è proprio rallentato, capito? Si è appena svegliato. E intanto ti metto il muto, no, perché c'è la febbre, il rumore del fiume. Ah, c'è la febbre? La pioggia che mi sono preso giovedì. Oh, ma sta per iniziare il periodo dei romanisti, eh? Sei pronto al mercato della Roma? Secondo te dove si andrà? Sì. Ma spero... Dai, esce e rientra, Augusto. Non ti si sente, esce e rientra, spello io, non ti si vede. No, vi devo far vedere. Grazie, una prediction clamorosa. Non so se ve la siete persa, del nostro amico Colpo Gobbo, sulla partita di ieri. Montero a livello tattico è un po' zebaniano, dicevano ridendo. Addirittura un ne mette 5. E allora viva Bojan Verme, Terracina, Bojan Verme, una gara, e Camperigno stanno arrivando meno 54 entro oggi pomeriggio. Quanti siamo adesso? 1.500. Ma vergogna. Oh, grazie Bojan. Immenso. Allora, occhio che c'è questa prediction, ascoltate bene Pandorino. La tattica zamaniana, nel senso che anche quando l'under 19 è in vantaggio 2-0, tu fino al fischio finale non hai la certezza di portare a casa la partita. Però, anche se sei sotto di 3 gol, non puoi pareggiare. La speranza, perché puoi pareggiare e ribaltare. È una squadra matta l'under 19. Ha previsto la partita di ieri, in pratica, Colpo Gobbo, su Montero. Poi so che voi neanche sapete cosa è successo ieri, però... Beh, a me mi è arrivato un video in realtà di Montero negli spogliatoi. Fine primo tempo, dicono sia andata così, eh. Oh, io non so se Paolo Montero dovremmo chiamarlo a Call of Duty, Augu, prego figlio, scusa. No, non so se li ha picchiati nello spogliatoio, però dal primo allenamento, anche l'impressione ieri sera in panchina, non sembra poi così tanto irruento e violento come allenatore, eh? Cioè sembra molto tranquillo e pacato. Ma magari solo apparenze.
Ragazzi, ma scusate un secondo se balzo da una cosa all'altra, ma è vero che il Como ha chiuso già Icardi e sta pensando veramente a Modric o no? Ed è la proprietà che ha più cash in Italia. Mira la voce. Io penso che sia adesso tutte notizie così, perché visto che il Como ha una proprietà che in teoria è la più ricca d'Italia, che questi fratelli Otto, adesso non mi richiamo, che hanno un patrimonio di quasi 50 miliardi di euro, ma io non penso che butteranno tutte queste cifre sul calcio. Però il Como, secondo me, adesso ve la faccio io una bella predizione. Attenzione. Faccio una bella predizione. Occhio! Anche se, devo dire la verità, ne parlavo ieri con un mio amico, è più sua che mia, però io la riporto, secondo me il Como potrebbe diventare il nuovo Sassuolo. Tra l'altro, ragazzi, secondo me il Sassuolo verrà derubato, già che c'è comunque Laurenté, come si chiama, il 10, Berardi. Calabrese, che Berardi, cioè c'ha dei bei giocatori, ragazzi. Andare Berardi a ha finito la sua carriera. Boh. Posso esprimere ancora il mio cordoglio e il mio dispiacere per il Sassuolo che è andato in Serie B? Sono realmente tanto dispiaciuto. Io invece ci godo tanto. No, non hai capito, Pandorino. Sono contentissimo. Devono stare 25 anni in Serie B. Ragazzi, Sassuolo in Serie B a vita. Non erano dispiaciuti neanche i tifosi. Io non so se voi avete fatto caso, ma alla fine la squadra è andata, si vede negli highlights, la squadra va sotto la curva e si vedono i giocatori del Sassuolo, la classica scena sotto la curva a guardare i tifosi, e davanti hanno hanno 20 persone disinteressate tra ragazzini vecchi che non se li cagano di strisce, e loro lì così che guardano colpevoli che altro. Ma sono i parenti, sono i parenti. Io sono andato a vederla con Fubio qualche partita del Sassuolo e vi dico che spesso la curva la fanno le mamme dei giocatori in tribuna, che si mettono lì e fanno ve lo giuro, è così, eh. Ma sembrava questo, infatti era cringissimo, cioè non aveva senso. Tipo le giovanili, diciamo. Esatto, è così. Scusate, però noi siamo qui a cazzeggiare, per carità, adesso non voglio incidere sulla scaletta, eccetera, però cioè, sono le 15.06, se hanno notizie del bonifico di Zhang, manca meno di 2 ore, ragazzi. Allora, vi dico la verità, stiamo organizzando per domani pomeriggio, signori, qui lo dico e qui lo nego, verrà una persona qui che ha le fonti certe del passaggio dei Steven Zhang. Sta per partire una nuova serie, signori, su OCV Sport, The Intergate. E ancora presto, signori. Potremmo avere altre 5 sub e arrivano i soldi. Cioè, compriamo noi l'Inter, OCV si compra l'Inter. Dai. Io volevo un attimo tornare sull'argomento Sassuolo e poi chiudo. Devo dire la verità. Allora, io devo dire la verità. Io domani pomeriggio Sassuolo, non posso ancora dire niente. Prego, Pandorino. Sassuolo Serie B meritata, però io devo dire la verità. È stata buttata tanta merda su un allenatore che si chiama Alessio Dionisi. Per me anche, cioè, è stato cacciato via, forse anche immeritatamente. Perché fare la Serie A con una difesa con Tresoldi, Erlich, Ferrari, Tolian, che sono dei giocatori presi sotto un ponte, sotto il ponte di Baracca, cioè, cosa vuoi pretendere? Cioè, solidarietà a Dionisi e Sassuolo, io continuo a dire che ha meritato di andare in Serie B. Tra l'altro adesso l'Inter mi potrà comprarli i giocatori veramente, senza Sassuolo. Boh, no. Ho i miei dubbi. Adesso vediamo Carnevale senza il suo amico Marotta come fai affari. Un grande esperto, tra l'altro, di Gate, ma non di Inter, ma di attualità, il nuovo mister degli Eternals. Benvenuto a Dave. Ciao Dave. Ciao, bentornato, anzi. Un grande piacere. Buonasera, bentornato Dave, bentornato. Ciao Manfred, ciao Augusto. Dave, stiamo finendo un attimo, tra poco ci siamo presentati, mo ci conosceremo. Tra un poco andiamo su GOT,
prima stavamo finendo un attimo. È uscito il post di Chiesa sull'addio ad Allegri. Abbiamo condiviso un percorso di 3 anni insieme, culminato nella vittoria di un titolo. In bocca al lupo per il futuro, mister. Un grande abbraccio, grazie di tutto. David, beh, tu segui opinie. Un minuto dopo ha commentato. Molto freddo. Un po' istituzionale, direi. Un po' scriptato, diciamo. David, te la segui la Serie A? Sì. Diciamo, Roma? Tifi la Roma, immagino. Seguo particolarmente la Roma, ovviamente, insomma, non ho molto... Ah, tra l'altro mi dicono che sia quasi ufficiale Nandez del Cagliari alla Roma, a parametro zero. Vabbè, non male. Bah, a me sembra un altro, ragazzi, un po' incompiuto Nandez, non... Cioè, Nandez sembrava che doveva spaccare tutto, se l'avevano costato alla Juve, l'Atletico Madrid, adesso... Alla Roma, con tutto il rispetto per la Roma, cioè è un giocatore che non è né carne né pesce. Secondo me è come Bove. C'hai ragionissimo, soltanto, vabbè, no, secondo me forse Bove è un po' meglio, Però vabbè, il discorso è che tanto questo sembra essere il profilo classico che la Roma ricerca negli ultimi anni. Giocatori così, un po' con tante cose da dimostrare. La seconda chance. Che hanno già dimostrato non te li puoi prendere, non ci vengono perché non fai la Champions. A me non dispiace Nandez, come panchinaro. No, esatto, però sì, per panchinare si può stare, sì. Però la Roma dovrebbe lavorare sui titolari, i nostri panchinari, cioè dovrebbe cercare di mandare in panchina i titolari, insomma, in una La Roma ha un gran bisogno di un bomber, perché ragazzi, tra Lukaku, Azmoun e Abraham, ragazzi, non ne fanno uno di tre. Tanto Lukaku manco ci sarà probabilmente. No, ma Lukaku è squalificato, quindi salta l'ultima partita. No, ma non ci sarà l'anno prossimo, dico. No, non lo riscattano. Non ci sarà neanche Abraham, secondo me. Nandez può fare il terzino addirittura. Sì, può fare il terzino, il centrocampista centrale e l'esterno del centrocampo. Può fare 2-3 ruoli. Allora, al posto di... Io spero che venda Zielinski da Roma, a parte che non so a chi, perché è veramente un giocatore... Zaleski, sì, scusate. Magari. Ma guarda, io ti dico una cosa. Purtroppo io sono un po' rimasto male per Zaleski in generale, perché ci credevo tanto. Nel ragazzo, quando è arrivato, ha fatto cose molto importanti. Soprattutto ci credeva pure un po' la società, secondo me, per far cassa, perché c'è stato un periodo in cui era richiesto in Premier a destra e manca e valeva quella ventina di milioni. Mo, secondo me, venderlo, secondo me, è inutile adesso, perché non ci fai quei soldi e magari te perdi un prospetto che è ancora giovane, che se si riprende è mandato via 5 milioni da qualche parte, poi non è che te dà le martellate. Comunque i complimenti a Mourinho, che ha sbolognato uno come Calafiore al Basilea e adesso vale 30-40 milioni. Sì, ha capito, perché succedono pure queste cose. Allora, tu che sei informatissimo, sai qualcosa sui sostituti di Dybala e Lukaku? No, ma Dybala credo che rimanga, Lukaku credo che punteranno su Abraham. Forse faranno qualche cosa dal punto di vista di contorno, ma non credo che prenderanno, almeno che poi non vendono qualcuno, prenderanno qualcuno di importantissimo, perché lì comunque c'hanno il fatto che Abraham hanno investito su di lui e lo devono rilanciare per certi versi. Però c'è anche un piccolo problema, secondo me, in questo caso, è che Abraham è uno dei pochi che ancora ha degli estimatori, soprattutto in Premier, quindi c'è un po' di mercato. Non so, supermercato discount Roma. Se lo vendono, è chiaro che se lo vendono, investono, però fin quando non lo vendono, scusate, poi ritorna Belotti, quindi stanno a posto. No, ti dicevo un'altra cosa, secondo me lo cercheranno di utilizzare come scambio più soldi per qualcos'altro, secondo me. non lo sa. Che cazzo ne so? Allora, per favore, devo salutare Edo di Radio Rossonera. Grazie mille, Edo. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Spammate il canale di Radio Rossonera, per favore, ragazzi. Alla prossima, grazie. Ciao Edo, grazie a te. Ma scusami, ma Pandorino e Phil se ne intendono di GOAT per rimanere con noi? No, non lo so, però Pandorino dopo vuole parlare di Formula 1, quindi credo che... Ah, facciamo l'ultimo spicchio sulla Ferrari che non abbiamo fatto ieri, bene. Phil, lei ha fatto la GOAT? L'ha vista la GOAT? No. Sì, certo, tutte le partite. Cosa ne pensi degli Eternals? Soprattutto quelle degli Eternals. Azzo! Ah. No, non è vero. Però dove abiti? Io a Torino. Ok, vabbè, io ci passo comunque a Torino. Dici cosa pensi degli Eternals?
La squadra più forte della GOAT ad oggi. Vedi che bravo ragazzi. Signori, se gli Eterna sono la squadra più forte, il giocatore più forte, almeno al Magic GOAT, è sicuramente lui. Buonasera a Jay Panda. Ti sei trovato un lavoro finalmente? No. Non offendiamolo ragazzi, vi ricordo che lavorare non è io lo adoro, importante. Tanto tornerà. Sono sempre belle queste cose. Allora ragazzi, è appena uscito la top 7 della votata dalla community della GOAT League: Marenco in porta, Citte e Conte in difesa, lo Iodice, Jpata e Ibu a centrocampo, Crispo in attacco. Credo che più o meno ci stia. Ma posso fare una domanda? Ti devo dire la verità, secondo me io l'ho comprato anche al Fanta, dopo vi faccio vedere la mia formazione che oggi l'ho messa nelle storie. Secondo me Federico degli Eternals è il centrocampista che diventerà il più forte della GOAT, è il nuovo Abe, secondo me. Non ve voglio, infatti io so de parte, giustamente per me i miei sono i migliori, sono più belli. Vito la coppa. A parte Vito che comunque è un talento e grazie Conte gli occhi di tutti, però secondo me Salvatore Federico ve ne accorgerete piano piano perché ha fatto un lavoro che è anche molto, tanto lavoro sporco, tanto lavoro di quantità, perché gliel'ho chiesto io espressamente, lui è uno che davanti si esprime molto bene, ma gli ho chiesto di darmi tante garanzie difensive e si è fatto la doppia fase tutto il tempo, fino a veramente a esaurire tutte le energie possibili per il progetto, e quindi date un'occhiata a come si muove, a quello che fa, perché ne vedete delle belle da lui, ma poi nel senso so sicuro che ve ne accorgerete. Altri nomi in porta, secondo me Marenco è giusto, ragazzi, sono d'accordo. Devastante, ha fatto Marenco. Miracoli soprattutto fortissimo. Contro di loro. Esatto. Poi noi ci abbiamo messo del nostro. Conte Pata, tu che l'hai visto che ci hai giocato insieme, com'è? Forse è un po' fortissimo. Conte è difensore più offensivo della GOAT League. Ma infatti a 11 è un centrocampista. E a livello di qualità è estremamente perfetto per la squadra. Ma scusate, raga, ma io sto a vedere il Fanta GOAT, no? Magic GOAT. Ma chi ha fatti Magic GOAT? Ma chi l'ha fatti i prezzi? I prezzi sono fatto un algoritmo, cioè l'abbiamo già spiegato ieri che te io ho trovato 71 quello da Mala TV. Perché è salito perché ha segnato. Infatti ti quanto costa Jpata? Col cazzo. Quanto costo io? Poi trovo. Sto ancora centrocampisti. Ve lo faccio vedere subito, ragazzi. Conte che costa 300 e Fighe costa 2,40. A me mi piace Fighe 2,40. Io quanto cazzo costo? Sì, quanto no, costo aspetta. Aspetta, cazzo. Augu, non hai capito. Per centrocampo, comunque te compro, costi troppo. Il gol del VIP vale molto di più del gol della Legend, per questo. Ho capito. A quello se era 4-5 che se era 10 gol di più e dai su, ma che davvero io non ho figa. Allora vabbè, a parte che gli danno un sacco di shout out a Fighe perché devo cedere, scusate, sono mia. Però mi sa che là le svolte ce l'hai appunto sui VIP forti, infatti esatto. Allora vi faccio vedere una roba perché... Innanzitutto abbiamo aspettato un giorno in più ragazzi perché abbiamo inserito, come avevamo chiesto, la parte del profilo dove potete in questo momento, che è ancora in fase beta, potete oltre che cambiare il nome anche inserire l'immagine della squadra, ok? E l'immagine vostra del profilo, che è una cazzatina, però è una delle tante che abbiamo fatto. Per quanto riguarda invece le squadre, vi faccio vedere, abbiamo fatto un cambio. Ieri parlavamo di ridurre, visto che sono 1000 GOAT coin, il valore della rosa, diminuendo i giocatori, portando a 5 i difensori, i centrocampisti e a 2 gli attaccanti. In realtà abbiamo inserito i giocatori che non hanno squadra, che però fanno parte del giro della GOAT, tipo Schena, tipo Balasci, per farvi avere un'idea, che hanno un valore di un terzo rispetto a quello che avrebbero. Quindi voi potete prendere degli svincolati, secondo me Balasci è uno che tornerà negli Olimpo e quindi l'ho preso, l'ho pagato veramente un cazzo, perché Balasci costa... Ma come Gastron? Vabbè, ho visto Gastron. È uguale, eh. Aspetta, vediamo Balasci quanto... Vabbè, qua ci sta il bug. Balasci costa però, 7, eh. Quindi vi è andato... Ma che cazzo 7? Ma avete fatto Rizzini 9, me lo sono comprato subito. Ho capito, però se la prossima partita... c'è che cazzo convoco io?
Però Augo, guarda, no, aspetta, ma già stiamo al broglio qua, ma che è? Questo è plusvalenze fittizie. No, vietatelo a sta gente, dai, non che vietatelo, sto cazzo. Allora vi faccio vedere la squadra che ho fatto io, ma prima porto il più grande dirigente che ha cambiato gli outsider. Buonasera a Gabriele Cannella. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Bene, quando ti vediamo bene. Cannella, sei immenso, il miglior dirigente della GOT. La mia panchina in confronto a te sembra degli sprovveduti. Complimenti, Cannella. Degli dilettanti allo sbaraglio sembrano. Ma guarda che complimenti di Manfredi. Manfredi fa i complimenti a tutte le pippe, quindi non ti sentire orgoglioso. Tu sei il primo dirigente, tu sei il primo dirigente in GOT League, ma comunque a me dicono che sono il primo dirigente della GOT, perché tu probabilmente non hai fatto un buon lavoro. Ma io non ho bisogno, vedi, che tu sei insicuro e hai bisogno delle rassicurazioni che ti danno gli altri. A me non mi frega niente quello che dicono di me, onestamente. Quindi io so che Manfredi non capisce un cazzo, che è il peggior presidente, e quindi la sua la mancata stima di Manfredi per me è una certezza del fatto che sto facendo un buon lavoro. Ma mi sa che hai più rossi che panchine, non so che, guarda, allora se volete tenermi, se volete che io stia zitto davanti alle ladrate di Panciroli, io non lo farò mai. Dai, è sempre il solito, che è un ladro. Sempre il solito, dirò che sei un ladro. Posso dire che l'arbitro nuovo bravo. Bravo. Molto. Ci sarà giovedì, ragazzi, al salottino. Che ne parla fra? Manfred, dove vogliamo andare? Prima fare un dopo andiamo sul fantacalcio. Loro. Ok, allora andiamo sull'altro girone, ragazzi. Certo, finché ci abbiamo sia gli Eternas che la Furia Roja. Va bene. Allora, il girone è quello che doveva essere il più facile, alla fine c'è uno gli Olimpio a zero, Girone combattutissimo. Posso chiedere una cosa a Cannella? Sto fa la squadra. Dimmi. Sto Rossi Domenico fai giocare oppure una sola? No. Dopo Rossi, andiamo sul fantacalcio. Cannella, non rispondere, l'ho tolto, dai, non è neanche capace di seguire le direttive. Fantacalcio l'ha chiesto. Okay. Sì, chiaro, questo per quello. Io ho appena comprato Stefano Santoro. Comunque andiamo avanti. Vedi gente che ci capisce. Allora, Stefano Santoro penso che sia uno dei più veloci, tra l'altro, della GOT League, ragazzi. Allora, dei draft è stato nei tra IELTS il più veloce in assoluto, proprio a livello di cronometro preso. E poi ha preso tutte le palle contese fino adesso. Cane, ogni sai chi è volta. Santoro? Cane, sai chi è Santoro? Sì, quello. Allora, gli Eternal sono una bellissima squadra. Una sola cosa che posso dire al mister, li ho visti un po' tanto agitati, veramente tanto. Mi sembrava la fine delle prime edizioni. Tanti loro erano all'esordio assoluto. Insulti gravissimi a Cannella da parte di Santoro. Sì. Che hanno detto? La panchina? Bravissimo. Io l'ho detto io, era una mia disposizione precisa. Sì. Solo a Cannella? Mi scuso, colpa mia totale. Vabbè, a parte che se vogliamo fare veramente pure con Sciscione, vogliamo fare gara di Fanta rossi e Fanta blu e Fanta gialli dei cartellini, mi sa che mettiti in fila, perché mi sa pure fra me e D9 staremo belli. Hai nominato proprio lui, che se l'è presa per le mie prediction di oggi. Grande, il demone di Tallinn. Mi avete nominato e vi appaio io. Ho evocato il demone. Esatto. Che altro, Panciroli, Camperino, Cazzigno, sei tu l'algoritmo, ora l'ho scoperto, l'algoritmo eri te, no, è lui l'algoritmo, non ho capito, certo. Hai visto, no, si riferisce a ciò che ha commentato dicendomi continuate pure a sottovalutarci i coglioni, perché oggi ho fatto questa prediction. Eri seduto al cesso? No, ero in balcone dopo il caffè di stamattina. La roba dell'attendibilità proprio. Allora, questa, ragazzi, è la situazione della classifica del vostro questi girone. Capocannonieri, signori, e questa. Allora, io dico una cosa. È un girone tostissimo, anche perché gli Olimpo hanno 0 punti e secondo me hanno giocato 2 grandi partite. Sì, i Redlock hanno rubato 3 punti agli Oregon grazie a quella porcata di King Ash che si è inventato. Fossi in ND9 mi sarei dimesso dopo la partita. Furia Roca, bellissima squadra. Scusa Manfred se ti interrompo, nuovo giocatore annunciato adesso dai Redlock, signori, Christian Masella, nuovo VIP, ha giocato in Serie B Svizzera e gioca attualmente in Serie D
in forza al Pomezia, metterà a disposizione del retro. Fai TikTok, fa? Che c'ha? 153.000 iscritti. È minchia, ottimo. Un bel cavallo, eh? Gran vabbè, pescata qua. Non mi sembra l'azione migliore. Ma non giocava questo. Sarà un, fa 3 no. milioni, ti auguro. Ma queste cose funzionano, ragazzi. Di dov'è, Augo? Ma non so se è perché Pomezia ce ne stanno due, non so se era qual era. Il creator, direi. No, ma se è quell'altro. Sì, 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 tutto bottato sarà, ovviamente. Sì. No, cazzi. Gliela avrà comprati in Masseo. 30.000 euro di ad. Bravo Masseo, che ha fatto un bel lavoro. Bravo. Sì. Io ieri ho consigliato un giocatore a Andy Nine, non so se... Guarda, in realtà grazie, nonostante tu ci metti sempre nelle classifiche ultimi, però abbiamo proprio chiuso poco fa un nuovo giocatore. Sei un coglione. Ragazzi, ho dato un giocatore calabrese che ha giocato nel Crotone, a Livorno e gioca adesso in Serie D, fenomeno totale. Quello che ho preso io, guarda, non posso dire troppo, ma vi dico solo maglia della nazionale. E qua mi fermo. Io pure ne ho preso uno buono, però non ve lo dico invece. Ve lo dico, lo vedete a sorpresa la prossima volta. Cioè, tu hai preso uno che ha fatto la nazionale italiana? Non l'ha detto quale nazionale. Non ho detto quale San Marino, Vaticano, San Marino, Andorra, tanti, Malta. No, nazionale di calcio. Ok. No, perché nazionale, Premier League. Esatto, Bernino. Nazionale, Canella. Perché tanto c'è poco Premier da ridere, League... Canella, che tu sei il prossimo, nel senso. Prossimo di cosa? Tanta roba. Che ti incontriamo. Comunque faccio un annuncio ufficiale io, e non lo faccio così un po' randomico. Dico una cosa. Siccome voglio battere i Redlock, voglio essere il primo, vogliamo essere i primi a battere i Redlock. Mettiti in fila. La prossima tappa della GOT League porterò un giocatore che ha vinto la Champions League ha giocato o nel Milan o nell'Inter, non lo voglio dire perché magari per mettere questo leverà uno di quelli che corrono a 200 all'ora col sangue a bocca. Dave, la prossima c'è il derby dello Spero, lei contro Masseo, o sbaglio? Sì, c'è il derby, ma guarda, io ti dico una cosa. Primo derby dello Spero, tra l'altro, ragazzi, mamma mia. Vediamo come andrà, però ti dico, sulla classifica sono d'accordissimo, perché comunque ci sono state tante partite che potevano finire in maniera diversa, sia per gli errori, sia per colpi di fortuna, sia per partite decise all'ultimo. Quindi secondo me la classifica esiste, ma c'ha un valore dopo due giornate veramente relativo, perché Redlock potevano stare tranquillamente magari a 3 punti invece che a 6, come noi potevamo stare a 6, come Oregon potevano prendere punti contro Redlock ma non avere quelli contro di noi. Quindi io farei attenzione a stabilire gerarchie della classifica da adesso, perché non proprio non si è detto nulla ancora, è tutto situazionale, quindi tutto qua. Vero, verissimo. È un girone, secondo... altro girone, veramente tosto come girone. No, ma poi tutte le partite anche dall'altro girone, lo vedete l'equilibrio che c'è fino all'ultimo, non hai mai la certezza. Hai capito? Sì. Ci hanno anticipato su sta cosa. Calcio fumate? Il treno di Bari. Ma scusami, ma come ti sei ritrovato a fare questa squadra di baresi? Perché alcuni si conoscevano fra loro, poi... Ma chi comunque, è il primo che hai chiamato dei baresi? Il primo è stato Santoro. Appunto, che è un draft, era presente Santoro. Nei draft, certo, tramite draft. Ah, e lui poi... ha detto porto io i miei amici. Ci ha consigliato dei profili, ma poi ovviamente ragazzi... Quindi senza Santoro è rispacciato, diciamo. Cioè ti ha fatto mezza squadra. Ma in mezza squadra, sono due, ha chiamato un amico e la Vopa, però è un giocatore importante. Ma io ti dico una cosa... noi a livello di profili ce ne abbiamo tanti e ce ne ho tanti anche già in parola in caso fossero assenti quelli che ci stanno adesso, perché sai come poi è fatta la cotta, no? Ovviamente è vero. Uno c'è il matrimonio della cugina, uno c'è il Covid, un altro si fa male, un affaticamento, quindi secondo me vince alla lunga chi ha anche tanti rincalzi di livello,
e su questo verissimo. Noi abbiamo puntato tutto, cioè, ma il Cobra? Ho visto infatti il Cobra, ragazzi, che tipo l'hai preso però non l'avete portato a questa partita. Lui c'ha problemi di lavoro, è libero per le finals, quindi è impegno nostro ricongiungerci. Però ti dico che secondo me là davanti a Mosdani, tenetelo d'occhio, tenetelo d'occhio, perché secondo me fra i VIP insieme anche a Jaypata e fra quelli che stanno a livello o veramente a tanto così da livello anche da alcune scelte. E poi c'è lui, tra l'altro ieri vi dico una roba inedita, sul gruppo presidenti stavamo ragionando per far, non è ancora detto, magari sarà dalla prossima winter, però per far passare i VIP passati 45, cioè scusate, gli ex calciatori passati 45 anni come VIP, che secondo me ci può stare come roba, perché arrivata a una determinata tipo di età, secondo me se Pata becca Lucarelli, esatto, è sbagliato metterlo come scelta del presidente, cioè nessuno secondo me adesso di questi qua giocherebbe come scelta del presidente. Ci sta, però deve essere, cioè, comunque un profilo tra virgolette considerabile VIP, nel senso un minimo conosciuto, cioè un calciatore famoso, per esempio, è uno che ha giocato in Serie A, Lucarelli a livello, ci sta, però ti faccio un esempio, se prendi, dico un nome a cazzo, Giovanni Tedesco, cioè, capito? Che c'ha una fama. Però ti dico anche una cosa contro il mio interesse, perché ovviamente sì, è vero il discorso Jaypata, Lucarelli al momento magari in difficoltà sull'uno, cioè in situazione di uno contro uno gli gira intorno 10 volte, però è pure vero che ogni giocatore ha le sue caratteristiche, nel senso Lucarelli è vero pure che anche allo stato attuale secondo me se si mette a giocare di sponda e si appoggia con braccio a un difensore di questi qua che magari pesano 70 kg tirati o lo spedisce su Saturno occhio gira, perché capito? molti di che avevano fatto la Serie A sono venuti non tanto tipo in forma. No, devi venire con la voglia di farlo e devi avere un certo profilo fisico, ovviamente. Ma secondo me, se li metti come VIP, li puoi portare. Li metti come scelte, adesso un ex Serie A di qua, vi faccio un esempio: Santa Croce, che secondo me è un buon giocatore. A parte che, secondo me, Santa Croce ne ha 38-39, non è così, però è già uno che inizi. Non credo. È dell'85. Alla la mia età, 38. Alla mia età, 38. Ma ragazzi, ma guardate che l'età fa un botto, raga. Cioè, con uno di 20 anni a oggi non la vedi la palla. Ma poi in questa summer dove abbiamo tutti i giocatori di Serie D di eccellenza che sono allenatissimi. Cioè, secondo me Moscardelli, ragazzi, non ha fatto la differenza. Vi do sta dritta qua. No, però Moscardelli non ha giocato bene. Ha giocato bene, ma non ha fatto la differenza. Era un campionato anche più facile. Esatto. Oh, l'anno scorso c'era Ortelli, cioè Moscardelli giocava contro Ortelli, adesso c'è dei giocatori. Ho giocato pure io. Quindi. Sì, ma ad oggi la maggior parte delle squadre che si sono mosse bene, se gli dicessero togli una scelta, non sanno dove mettersi le mani. Come grazie a te. Vabbè, prendi Moscardelli e lasci a casa Picci? Chi lascia a casa come scelta del presidente Augusto? No, per me non è. No, per me non è così scarso come dicono loro. Per no, me io ti dico chi lascia a casa per prendere Moscardelli. No, non lo riusciresti a inserire. No, ma io no, però squadre che ad altre squadre lo a me, cioè, lo vedrei bene. Ok, agli Eternas chi lascia a casa Dave per prendere Moscardelli? Ma non potrei. Chi lascio? Filippi, che ancora tra l'altro è da vedere tutto il potenziale. Se devo essere onesto, Filippi Moscardelli è già una scelta che ci starebbe. Ma il tanque Filippi? Ma io ti dico no. Ma ci tu penso. Sei fuori completamente. Ma, Moscardelli guarda, è buono. Però ci può stare che non ha, ancora intravisto la cosa. Perché io ti dico una cosa, questo è un retroscena, ve lo racconto, anche almeno abbiamo una piccola esclusiva. Filippi è un ragazzo di un'educazione, di una concentrazione incredibile. Vabbè, ma non è chissà di questo. No, aspetta, fammi finire, se non finisco, giustamente ti arrivo alla cosa. Io dopo la prima partita, che lui non si è riuscito a esprimere a livello che io credevo e che lui credeva di poter fare, io ci ho parlato e lui mi è venuto a dire, siccome noi avevamo dato un po' di idee tattiche in cui le ali ci avrebbero avuto parecchia importanza, lui mi ha detto, guarda mister, io certe volte volevo tirare, ma siccome mi era stato comunque dato anche come compito di guardare molto i compagni, spesso e volentieri non me la so sentita perché non volevo magari andare contro i dettami che mi avete detto. Io da prima partita a seconda partita ho detto semplicemente giustissimo, ti ringrazio per quello che per quanto ti sei fidato di quello che ti ho detto, ma
prenditi i tuoi rischi, fatti i cazzi tuoi, sii egoista quando vedi, anche quando i compagni te la chiamano, se, vedi, se pensi di essere in posizione migliore, esprimiti, vai tranquillo. È molto strano questo, in un numero 9, il numero 9 va a cercare la soluzione personale, molto no, raro. Lui voleva farlo, soltanto che ovviamente ci conoscevamo anche poco, no? Ma visto uno molto, come posso dirti, attento a certe cose, ha voluto rispettare le mie decisioni. Io ho detto, quando ti senti assolutamente tira, e una volta detto questo è cambiato tutto, non so se hai visto da partita a partita, e io questa cosa l'apprezzo, ti devo dire la verità. Comunque è forte vero, il tuo numero 9 è forte tanto, me lo ricordo tanto. Ragazzi, la vince lui, la ruota, la vince il Tanque Filippi, ragazzi, contro Conte, tra anche l'altro. La Vopa, ragazzi, la Vopa è visto dove... No, vabbè, la Vopa l'abbiamo visto tutti, e poi è quasi inutile di quanto è forte, perché se ne sono accorti proprio tutti, ma io mi voglio concentrare anche su quelli che ancora non sono stati ben capiti. Avete visto Filippi dove l'ha vinta la ruota? Nel ritorno in difesa, l'ha spedito su un altro pianeta, cioè si sono toccati. Ma è per quello lì che ti dico incroso. Che secondo me Dave, certa gente che voi dite, Moscardelli, non gioca con Filippi. Non gioca. Sono sicuro. Ma 45. Oh, ragazzi, ma voi. Cioè... Ragazzi, Moscardelli non ti fa quel recupero che ha fatto Eddie, Filippi. Chi è? Sei tu che hai il bomber del calcio a 8? Sei tu che hai il bomber del calcio a 8? A 7. A 7? Come si chiama? Chiedo alla chat. Non lo sapete, perché questo qua ha fatto il bomber del calcio a 8 nella Lega di Totti, lì, quella cazzo di calcio. Ma e no, non è uscito in GOT. Quello è il calcio a 7, che c'entra con la Lega di Totti? No, c'è uno che ha fatto, che fa il calcio, Di Nolfo. No, ecco, no, è della Lega di Totti, lui ha segnato, adesso è secondo in classifica. E non è uscito, raga, perché è una Lega che secondo me ha delle caratteristiche che non sono quelle della GOT, cioè dei giocatori meno forti. Calcia 8, calcia 7, mettetela come volete. Filippi è di un'altra categoria, si vede. Comunque vedremo. A margine, perché cioè, a margine, poi vi dico una cosa, io mi fido anche delle valutazioni anche loro, perché vi dico, io sono una persona che il calcio lo vede da fuori. Questi sono ragazzi che stanno in campo costantemente, sono allenati poi nelle loro rispettive squadre da professionisti che mi mangiano in testa, a me mangiano in testa, a tanti di noi che stiamo qua dentro. Io col ragazzo ci ho parlato e sto creando un rapporto, a mio avviso, bello con tutti. E quando io chiedo al ragazzo, secondo te, come sei andato? E lui mi dice, mister, io qua sto ancora al 60% di quello che posso fare, 50-60%. Io, su un ragazzo del genere, così serio come l'ho conosciuto, mi fido e vi dico, fidatevi pure voi, perché tanto poi... No, ma poi 20 anni di differenza. È scarso, E sono 20 anni. No, per me, per esempio, ai Musacios, Moscardelli gli servirebbe come il pane. Ma napoletano, c'hanno l'angelo azzurro, c'hai 20 anni di differenza. Ho capito, per me Moscardelli è più forte. Vabbè, infatti l'hai portato come scelta. Sei un ipocrita del cazzo. Prenditi Moscardelli. No, ma io c'ho Picci. Prendi Moscardelli. Allora, tu sei un cretino. Prendi Moscardelli. Tu sei un cretino. Tu l'hai descritto come il primo che amico di Vito, così me lo prendo io, è amico di Lavopa. E sì, sì, infatti l'hai chiamato Moscardelli, Anche quando non c'era Picci. Ma a me non serve. Moscardelli non serve. Ma vedi, no, stiamo facendo un discorso normale e tu devi. Ma io non ti ho detto niente a te. No, io ho detto, per esempio, Musacio, per me farebbe bene perché a loro manca una punta centrale. Ma invece, secondo voi, un tipo Giulio Cesare in porta? Vabbè. Ma io vi dico una roba, lo dico, mi dispiace perché per me è un grosso valore aggiunto, ma secondo me, anche come si chiama il portiere della Fucina, Amelia. Adesso che si è alzato il livello anche degli altri portieri, fa fatica, raga. Oh, scende meno anche coi piedi, raga. Ma non è. Io perché? Cioè, l'età è un cazzo di gap. Cioè, non è che possiamo far finta di niente, ragazzi, non è contro. Ma Canella, dopo che hai fatto per 30 anni, quello della perché vita. Dicevi che era. Oh mio Dio! Oh mio Dio, mo Amelia fa fatica, mo mio Dio Giulio Cesare. Oh mio Dio! Oh, deficiente. Giulio Cesare! La chiappa tutti! Oh mio Dio! Un secondo fa ha detto che Amelia va bene perché c'ha 42 anni, Giulio Cesare ne ha 44, mio Dio. Tu sei incoerente oltre che un imbecille. Vabbè, sei ma io facevo per il contenuto, dai, sei veramente limitato. Allora, per il contenuto posso dire che sei un imbecille. Sono due portieri diversi, con tutto rispetto per Amelia. Con ma tutto rispetto c'ha ragione, Gabriele, dai. Quindi di layout. La parata su Messi? Mamma, ancora che me la sogno. Attenzione, scusate un secondo. Abbiamo un'ultima ora, Manfred.
Sì. L'uomo che ha scoutato tutti i draft della Got League, il nostro direttore Henry Catucci. Sono contento che state parlando del mio pupillo Santoro, perché è mio. Comunque voglio correggere un attimo. Come è suo? L'ha portato lei? No, guarda, perché l'ho scoperto io. Vabbè, ho capito, ho soppiato però. Ah, no, ma bravo tu, bravo tu. No, io manco io, è stato un lavoro eccellente dei ragazzi romanzi da Cotta. No, perché ho fatto... Sai, no, che Harry si è occupato, diciamo, di scremare tra le 4.000 candidature su TikTok i 200 che poi abbiamo dato, e c'era Santoro, immagino, Harry. E gli dico, Harry, sì, che ne sono sfuggiti qualcuno, che infatti me li sto scautando per conto mio, me li sto riguardando. Ma perché alcuni alcuni l'hanno pagato di più, Mr. Dave. Esatto. Comunque, però Santoro, per fortuna che l'hanno dato, così almeno abbiamo preso questo crack. Una cosa, Moscardelli ve lo ricordate molto meno, perché lui non ha fatto la Summer, ha fatto la Winter in primis, e ha fatto anche la differenza facendo 5 gol e un paio di assist giocando 4 partite, perché poi la semifinale e la finale non le ha giocate perché era impegnato con un lavoro. Però Harry, quello che dicevo io, guardate Bertocchi alla Winter e questo Bertocchi qua, è cambiata, però, ragazzi, la però, cosa Pancio, Moscardelli Moscardelli giocava con Sergio Cruz, tutti dicevano che non c'entravano nulla Sergio Cruz e Moscardelli, hanno fatto la differenza entrambi. Sì, sì, infatti l'hanno anche richiamato. Moscardelli non l'hanno richiamato perché costa troppo a giornata, non prendiamoci Però le partite ha ragione Valdo, Le partite è stato forte, ma vabbè, ma se costa troppo è inflazionato secondo me, non è uno che ti cambia secondo me in questa GOT qua, in questa Summer Season. Non te la cambia, ragazza, fisico, destro, sinistro, tiro da fuori, cioè te la cambia. Sì, ma Manfred, così, secondo me è un buon attaccante, ma non ti cambia la... Ma dipende il contesto dove lo metti. Nel contesto dove lo metti, prendi Moscardelli, Ciccione, devi stare zitto. Togli il pitch, prendi Moscardelli. A me non serve. Ma tu io penso che parlo italiano, però se sei così va bene. Augusto, cioè, una squadra che c'ha un attaccante centrale, per me è Mucciacos, è più forte Moscardelli che quello che c'ha. Però se sei d'accordo con me che è meno duttile di altri, gli devi fare un po' la squadra intorno, perché poi devi cambiare un po' il metodo del gioco se lo prendi. No, vabbè, ma è chiaro che lo devi incastrare all'interno di un sistema, ma come tutti i giocatori, io credo che anche quelli più forti devi incastrare all'interno di un sistema, perché comunque Quando ti è venuto a mancare Picci, tu sei andato su uno che era ancora in attività, ovvero Bertani, non su Moscardelli. Ma guarda che Moscardelli era in attività. Moscardelli era di Redlock, non potevamo prendere. No, che era di Redlock. Sì, sì, Moscardelli. Sì, sì. Non era coi Redlock, ma è dei Redlock. Lo devono svincolare prima. Eh sì. No. Ma stiamo parlando, ma che dici, Manfred? Sì, sì. Serve un matto. La Winter, Moscardelli, ma non l'ha mai loro, lo posso prendere solo nelle sessioni di mercato libero. Ma che dici? È vero, non lo posso prendere nelle finals. No, è così. Ma potevi prenderlo in questa azione. No, le finals sono bloccati. No, se avessi ma giocato ma play-off. Aspetta, Moscardelli non ha mai giocato nella Winter. State dicendo una cazzata. Vabbè, comunque, dai, vedremo, ragazzi, vedremo. Sono ci fisso. No, ha fatto la Summer. Ragazzi, ma voi vi ricordate? Ma lui gioca contro la Fucina la prima partita, la Winter è la Summer. È la prima partita con la Summer. Attenzione, che c'è la pronostico del Penguin. Grazie, sono nell'altro girone. Assolutamente no. Non è assolutamente il Penguin. È sempre carino. Quindi possiamo fare contento. I complimenti al Masseo, perché la davano tutti per spacciata. Erano finiti. È andato via Sergio Cruz, Abe, pure il Mister. E invece sono a proposito di Redlock, hanno appena annunciato lui. Te sai qualcosa su di lui, che sei sempre informato? È la prima volta che lo sento e lo vado a scovare subito dopo live. Ma è già stato scovato, non può scovarlo. C'è da scavare. Per tutta la sua carriera, capire dove ha giocato tutta la carriera. Lui ha giocato praticamente. Lui dalle giovanili Ostia Mare, passa al Bari, arrivando fino alla prima squadra. Negli anni seguenti milita nella Serie D e Serie C fino a raggiungere la Serie B in Svizzera. Attualmente è in forza al Pomezia e metterà a disposizione dei Redlock. Comunque mi sembra un bel numero 9, ragazzi. Ed è un VIP, non è una scelta del presidente, quindi questa è una pescata devastante.
Devastante. Andy Nine va a sostituire Davide Mearini. C'è. Andy Nine, mi senti? Sì, ti sento. Allora, io adesso devo andare via, però una cosa voglio dirti. Attenzione. Ma tu mi hai cacciato via. Perché mi hai cacciato via. Oh, finalmente lo dici, perché sì, sennò due settimane fa dicevi che te ne eri andato te, quindi sì, finalmente. Sì. Attenzione. Aspetta, tu mi hai cacciato. Io ho rifatto una squadra con altre persone. Bene. E l'abbiamo costruita. Ma se ti batto, ti dimetti? No. Esatto. Vabbè, dai, no, sei un, pagliaccio. Mica entri in campo te, Ma dove scrivi? Oh, io t'ho cacciato via come io? Giocatore. Giusto, secondo me ha ragione Cannella, Io volevo dare una mano agli organi anche in questo. No, attenzione, si gioca tutto. Tu volevi giocare. Mi hanno detto, pensa al tuo e gioca in campo, che al resto c'è tutto noi. Certo, non si faceva niente. Spalle al muro per Andy Nine. Un'altra cosa, un attimo qua nell'uno contro uno. Gabri, ti posso dire una cosa, però fra il wrestling e la reale preoccupazione personale, secondo me qualche cosina sulla gestione del gruppo rivedetela, perché c'è tanti ragazzi di valore e non l'ho visti iper rilassati. Tutto invece, qua. Vengono allenati al club, non è che infatti. Però nel senso tutta la dirigenza ci mette qualcosa. Pesante. Noi facciamo tutti così, c'è un rapporto. Io invece sono veramente fiero dei miei ragazzi, di come li ho visti in spogliatoio, di come erano tranquilli, sereni, non hanno fatto casino, tutti seri. Noi ci stavamo spogliatoio, ci siamo cambiati lo spogliatoio a casa. Allora è talmente scarso che nella app del Fantacalcio ce l'hanno messo due volte. Del Magic hanno messo due, talmente scarso, non c'è una pippa, adesso lo togliamo, adesso lo togliamo. Bravo. Complimenti. Ma io posso, adesso vi faccio vedere una roba. Posso far parlare del nostro fantacalcio da uno che c'ha un sito così. Ma io dico, ma tu no? Da che cazzo di pulpito parli? Fino a quando dice perché noi? Perché adesso non le hanno ma vai a cagare, va. Comunque, dobbiamo andare sulla Canella, Formula guarda 1? Che noi ti aspettiamo, Io non vedo l'ora di quella partita. Poi attento a non piangere, stai attento con le dichiarazioni, ti do Canella, un consiglio. Canella, tu che fai? Sì. Se perdo veramente vado a, non lo so, a accendere un cero a qualche parte, non lo so, veramente un disastro sarebbe. Il cero lo devi accendere che stai ancora in Gotlink, che stai dicendo? Ma che cosa parli tu, Andy? Ma stai in religioso silenzio. Ma che religioso silenzio? Io ti faccio un culo. Ma come li ricordate? Altro che silenzio. Ciao Andy, ciao. Poi ti serve Gesù che ti salva. Ragazzi, dobbiamo dobbiamo andare sulla Formula 1. Calma. Ringrazio e chiedo di spammare la squadra sia degli Eternals che la Furia Roca che degli Oragon. Grazie anche a Filo. Comunque, ma complimenti per le qualità squadra, ma a parte tutte le varie wrestling, avete messo su una cosa veramente fatta bene, quindi comunque veramente il massimo degli auguri a tutti per far il meglio possibile alla prossima. Aspetta che ti rubano una partita, vedi tu. Grazie a te, la partita me l'hanno rubata. Aspetta, allora la prima per una serie. Serve un matto. Quello che ne è venuto fuori è stata un'amicizia, l'inizio di un'amicizia molto molto interessante col Demone, quindi ci si può anche portare a casa le sconfitte con dignità qua, dai. Complimenti Dave. Grazie Andy, grazie Cannella, grazie Phil. Ciao ragazzi, spammate per favore. Ah, sta già facendo moderatori delle squadre, comunque ci sono anche gli shortcut, punto esclamativo, lo fate. Signori, ne mancano 52, siamo in questo momento in 1800. Se volete la puntata extra, come Johnny Bravo, adesso. Grazie per il prank, fratello. Adesso mai più. Un pezzo ognuno e facciamo la puntata extra stasera. Forza ragazzi. Cambio il titolo e andiamo sulla Formula 1. Ne mancano quanti? 52?
Ferrari 52. Ennesimo fallimento annunciato. Annunciato. Mamma mia, io ho visto la gara con Harry, ragazzi, in live. Ragazzi, per quanto riguarda il sito, vi dico che alle 4 vi mettiamo qua, alle 16, il link, ok, per il sito di Magic Goat. Alle 16 precisa. Allora, Harry Pandorino, cos'è successo domenica? È arrivato a podio, giusto? Si è arrivato a podio, ah, però ha buttato una gara, perché eravamo la pista più veloce negli ultimi 10 giri. Il problema è che Leclerc, quando era molto vicino a Norris, fa un errore, va dritto sull'erba e perde un sacco, rovina le gomme e lascia sfuggire Norris. Serve. Ad raggiungere Verstappen, dove inizia a avere problemi anche Verstappen. Un miracolo, diciamo, perché non abbiamo mai visto in difficoltà anche Verstappen. Per un giro Norris non riesce a vincere la gara, ma se Leclerc non avrebbe fatto quell'errore, Vabbè, con Norris e Verstappen a giocarsi il primo posto, secondo me l'avrebbe anche vinta, perché eravamo la macchina più veloce in pista. Quindi ennesima cagata di Leclerc, no? Ennesima. Sì. Io e Pancio l'abbiamo criticato in live. No, io ho detto per la prima volta che Leclerc, posso dire, Leclerc mi ha rotto i coglioni. Basta, vattene via dalla Ferrari. Ma quando l'ho detto io, sono sopravvalutato. Sono 10 anni che sei un predestinato, vai via! Basta. Il miracolato. Non ci sto più. Però ragazzi, io che non me ne intendo, chiaramente, stavo dando... No, li ho regalati io, però non valgono perché li ho messi, mi sono dimenticato di farli come GOT. Cioè anonimo. Ho regalato 10 abbonamenti alla community, che non valgono perché ci ho provato, ragazzi, per cariarlo stasera. Però neanche da anonimo l'ho fatto, un coglione, due volte. Vabbè, io lo premierei. Vabbè, volevo far partire il treno. Io fossi in voi lo premierei. No, comunque. Cioè, ci mettete sempre voi per farlo insieme. Io non ci capisco niente, però non mi sembra questa classifica bruttissima. Non è bruttissima, però sai. Cioè, è ancora in corsa. Io ho messo la miccia. No, volevo dire, allora, quest'anno, noi l'abbiamo detto, anche per me, allora, Verstappen per me rivincerà il mondiale, ma quest'anno se lo deve sudare un po' di più. Però la Ferrari, a differenza di Red Bull, corre con due piloti, perché ragazzi, Perez è veramente un abominio di pilota. Alla Red Bull non porta niente. Quindi... la Red Bull, per quanto riguarda i costruttori, per me la Ferrari sono già... Respira e sospira. Numero 5. Respira e sospira, Sainz. Amici della Rossa, amici della Ferrari, sbanderate, uscite fuori, sbanderate. Dopo un anno e due mesi, la Ferrari torna a vincere con Sainz. E andiamo. Ci vorrebbe adesso un matto, e tra l'altro vi dico che questo alert sarà riconfermato, perché secondo me la Ferrari deve ripartire proprio da Carlo Sainz. Ne parliamo anche con Reto. Buongiorno Reto. Ho interrotto Pandorino che stava parlando. Stavo dicendo questo. La Ferrari, McLaren, la Red Bull nei costruttori si deve guardare comunque le spalle da Ferrari e McLaren, perché Ferrari e McLaren corrono con due punti, mentre invece Red Bull, macchina eccezionale, ma in questo momento corre con un solo pilota, che è Max Verstappen. Io ho sentito molte critiche da quanto riguarda gli aggiornamenti Ferrari, che dicono ecco qua l'ennesimo flop Ferrari, però lo stesso Ferrari ha detto ragazzi, gli aggiornamenti si vedranno. Scusami, perché Manfredi Maiale ne ha messa una. Bravo, volevo dirla. E allora siamo a 50. C'è un suono sui 50 abbonamenti di un matto, ma si può arrivare comunque tutti insieme. Però c'è quel suono lì, spam di mecenate.
5 minuti stasera non c'è la live, ragazzi, noi l'avevamo preparata. Prego, scusami Pandorino. Niente live, eh. No, dicevo, ho sentito già molte critiche per quanto riguarda ingiuste sugli aggiornamenti Ferrari. Imola non è mai stata storicamente una pista, diciamo, molto a favore della Ferrari e non permette di vedere la reale efficacia degli aggiornamenti. Secondo me dobbiamo aspettare Canada e Spagna per vedere i reali efficaci degli aggiornamenti. Quindi parlare già di Ferrari, di questa FSF 24 Evo bocciata, io aspetterei e non la vedrai neanche. Scusami, che Sorex ne mette un altro e allora siamo a meno 48. Poche male, poche male. V-Brick ne mette 5, c'è una luce. V-Brick, ti metto immediatamente il VIP mensile. Grazie per averlo, V-Brick. Mi è cambiato un attimo l'editing qua, adesso riprendiamo da Pandorino e sentiamo anche cosa ne pensa, ma no, qualcuno con me ha messo il sole ed è partito l'hype train terzo livello e adesso, prego. Finisco solo per dire che non lo vedremo neanche l'efficacia degli aggiornamenti a Monte Carlo, perché Monte Carlo sinceramente è una pista a sé. Come diceva, se non sbaglio, Piquet, come correre con la bicicletta in casa. Cioè, però speriamo, io spero per Leclerc di sfatare questa maledizione, che a casa sua veramente non ha mai fatto queste grandi gare. Ha fatto due volte la pole, una volta non ha potuto correre perché ha fatto una grande gara? Ma quando ha fatto una grande gara? Smith ne mette due, altri tre e Viv Messina anche per lui. Grazie Smith, scusa Augur. Attenzione, perché no, secondo me è proprio la narrativa sulle Bastillani. Devo interrompere. Siamo gli ultimi minuti e voglio credere nel treno. Grazie Bastillani che ce ne mette una. Siamo a metà. Ne mancano 40, anzi 39 se non sbaglio. 39. Scusa Ugo. Grazie Bastillani, mio fratello. Io dico, Leclerc è un pilota normale, quindi non è che fa grandi gare. Vabbè, però molto, non c'è, ragazzi, normale. Guardando, sempre tornando sulla classifica, è un fenomeno. Non so cosa ne pensava lui. Uno che vince il campionato di GP3, il primo Coppa, la Formula 2 dominando. Beh, io come no, ma però Pandorino, però quando tu non è, però è, quando un tu è molto umorale, forti, quello è vero. Deve essere un pochino più cattivo, un pochino più freddo, un pochino umorale. Questo è vero, però ma il pilota, diciamo, forte è quello che è costante, normale, non è quello che fa la grande prestazione. Formula 1 non ne capiamo molto. Oh, ragazzi, perdonatemi. Grazie Tony. Tony, a voi avete affibbiato questo soprannome di predestinato, che secondo me lui non c'ha nulla di predestinato, io non ho talento. Non sono suo padre, Tony. No, vabbè, per me non c'è, cioè, perché il talento sta nella costanza, non nel giro, nella gara singola. Cioè, il talento sta nel fare la maggior parte delle gare, il 75%, l'80% delle gare, Bobby al 90%. Bobby, se tu fai una gara a 150, l'altro incatto, ne mette 5 e allora il sogno è lì. Iniziamo a vedere, parte il counter, signori. Quinto livello 23. Attenzione, non so fare i calcoli, non so. In Formula 1 ne vince uno. Grazie, su 20 fratello. Secondo il tuo ragionamento, in tutte le squadre che arrivano quarte, quinte, sette, Bobby, male, Bobby, male. Male. scusami Bobby, la scissione regna da Terracina, ne mette 5 per Camperigno e Sciscione. E allora, signori, ci siamo. Grazie a Tony che ne mette un altro, mio figlio Tony Salumiere. E allora siamo a meno 26. Zidane Bobby Pavones Bobby, ne mette 9. Ci siamo signori. Questa notte torna la premiata ditta Camperigno Terracino. Adesso
adesso mettiamo il link, non intossicate la chat se non con la scritta mecenate, perché non siamo ancora arrivati al gol. Grazie anche ai Pots per il sesto mese. Sesto livello di Ape Train, adesso ne mancano non so quante, ma poche. Prego, Reso. 17, credo. No, prego. Nulla. Quello grazie, che dicevo, Zidane. Ma più che altro, ragazzi, mi concentrerei sullo spettacolo sugli spalti, 200.000 spettatori, la marea rossa. No, che un po' romani, qua, au. Senna che vabbè, gira. Però, cioè, questa è da romanista, questa cosa. Dai, ma che ce famo? Qua dobbiamo vincere le gare, no? La marea rossa. Qua ci abbiamo un pilota che secondo me è onesto, grazie, meritava di essere riconfermato, che è Sainz. Invece ci abbiamo uno che è uno che ci gode una pubblicità immensa, ma a fronte dei risultati scadenti, come fanno passare per fenomeno. Augusto, per ci me sono è proprio squadre di calcio che non vincono da 30 anni, hanno lo stadio pieno lo stesso. Ma ho capito, ma io mi terrei Sainz e terrei via Leclerc. Secondo me Sainz è più costante di Leclerc. Sainz è più costante delle greche. Ma la costanza è guarda la gara di ieri. Dove è stato Sainz? Di domenica, che ritmo ha avuto Sainz? Ma vedi, tu parli la gara di domenica, di cosa? Cioè, tu devi guardare la quantità di errori che uno commette. Per me Leclerc commette una quantità di errori che non è sostenibile per uno che si dice dai primi 3-4 piloti del circuito. Ma sei contento che arriva Lewis? Sei contento che arriva Lewis? Voglia! Settimo livello dai 3 minuti adesso. E allora quando vedremo Lewis... Torno quando arriva il gol. Prego Pandorino, prego. Però dire che in queste prime 7 gare Leclerc è stato incostante, questa è un'altra eresia. No, cioè, ha fatto errori, esagerazione. No, quest'anno è stato in gara, è stato molto costante Leclerc. Comunque è sempre arrivato lì, secondo, terzo, quarto, cioè è sempre arrivato quasi a podio, a parte se non sbaglio in Cina e forse Miami. No, Miami ha fatto podio, fatto. Adesso non mi ricordo. Cina podio non l'ha fatto, ma anche è l'unico pilota che è arrivato sempre nei primi 10. Incredibile. Ciccione porta il tossicismo del calcio anche in F1. Sembra uno che perla senza seguire mezza gara. È l'unico che è arrivato sempre top 5. Sì, ma attenzione, cioè, il problema è che non è che arrivi. Il problema è sono lui che fa quando lui potrebbe fare meglio, può vincere, può arrivare, lui chiama la cazzata. Errari umano. Ma Ferrari, non è che c'è la Minardi, Errari. Allora, errari umano, però dobbiamo anche... Verstappen, diciamoci la verità, anche in qualifica, la Ferrari deve migliorare un pochino in qualifica, però se anche a Verstappen gli capita la botta di culo che prende la scia di Hülkenberg all'ultimo tentativo... Io non dico che la Ferrari avrebbe fatto la pole a Imola, però magari avrebbe fatto la prima fila, avrebbe fatto. Come anche in gara che se Norris avesse avuto un giro in più, è vero che con i secoli ma non si fa niente. Un minuto e 30 di Ape Train adesso. E se non avesse fatto quella leggera sbavatura, la uscita da tamburello, secondo me Verstappen... magari Verstappen avrebbe vinto lo stesso, però saremmo arrivati a fini. Scusami, ma sto per mettere il link quando arriva anche il gol, perché so che arriva. Prego Manfred, meno 16. Verstappen si è proprio cacato sotto, No, perdonami, io che non seguo tanto la Formula 1, ma guardando la classifica mi sembra che basterebbero a Leclerc una o due vittorie per rimettere tutto. Vabbè, ma non lo fa mai la vittoria, ragazzi, dai. È più facile che arriviamo al gol. Vince mai, ne ha ancora vinta una. Quante gare hanno fatto? Ma Freddy, ne vince una. Ma quante gare hanno fatto? 6, 7. 7 ne hanno fatte. Vabbè, quante sono in tutto? 24. Non mi sembra così assurdo che possa rimettere tutto in gioco. Ma se uno ne vince 5, se uno ne vince 5, ma che non, quello non è manco per classifica, sì, secondo me, ecco. Ma io non dico che Leclerc quest'anno vincerà il mondiale. Secondo me quest'anno la Ferrari ha più possibilità di vincere i costruttori. Vincere i costruttori, lì dobbiamo puntare molto. Perché la Red Bull corre con un pilota solo. Perché Perez, ragazzi, è un abominio umano. Però Perez è terzo comunque. Sembra esagerato. Sì, però è terzo. Ma scusami un attimo, ma Piastri... Perez, ragazzi, è incostante. Cosa, Pancio? Piastri e Norris?
Norris potrebbe arrivare molto bene. Ha dato una bella gran macchina. Vai giù Manfred, che volevo vedere. Piastri, sesto. Sesto 53, ma e Norris 101. Oh ragazzi, Norris tanta roba. Oh, è l'unico finora che in due gare è andato vicino a battere due volte. Ma Norris non era con Sainz. Allora, prima. Adesso lo dico. Norris è più forte della Leclerc, 100 volte. Lo cambierei subito. Copierei, non pacchetterei, manderei le carte a qualcuno e prenderei il rischio subito. Augusto, ma che t'ha fatto? È scarso, per me è scarso, è scarso. Cioè, no, pilota comune. Si può dire un'altra cosa, che noi Ferrari sa proprio dei coglioni. L'unico italiano, l'unico italiano forte che avevamo l'abbiamo lasciato alla McLaren. Arriverà, vabbè, dai, vabbè, lasciamogli fare la sua strada. L'italiano forte. Allora, Antonelli è molto bravo in Formula 2, però, ragazzi, la Formula 1 è un altro paio di maniche. Aspettiamo, allora, dobbiamo aspettare. Io non dubito, pilota, io intendo il capo. Si chiama? Parli di Andrea Stella? Sì, Andrea Stella, bravo Andrea Stella. Sta facendo un ottimo lavoro. Attenzione, perché McLaren, in particolare Norris, secondo me è favoritissimo per Monte Carlo, per le qualità di quella macchina lì. Però ragazzi, fatemi dire una cosa. Prego. Polemiche sono belle, ma avete visto... Ma la figa? No, pensavo... Di Vettel... Quello. Di Vettel che gira con l'auto di Senna, ragazzi, è stato un momento... Che momento, ragazzi. Se n'è andato. Vabbè, stop. Ragazzi, la prossima dov'è? La prossima dov'è? Monte Carlo, venerdì. L'ho detto 10 volte. 10 volte abbiamo detto. Monte Carlo, staremo a vedere se anche lì falliremo. E per vincere la gara di fare la polla. La parola fallimento è esagerato, ragazzi. Casa di Sciarra. A parte che Monte Carlo è una gara a sé. Poi. Cominciamo dal 2017 con Vettel. Rischio pioggia. Come 3 anni fa. Quando ricordiamoci che Leclerc poteva vincere 2 volte, perché aveva fatto 2 pole, uno non gli partì la macchina, l'altra volta perché gliela rovinata con gli incapaci di Binotto. Ha dovuto mandare avanti Sainz, perché Sainz è uno che, grazie a Santander, mette i soldi, e allora andava ad andare avanti lui. Stop ragazzi, purtroppo siamo fermati a 60, 59. Allora saluto Pandorino e Retro ed Harry, li ringrazio. Grazie a tutti per l'invito, buon proseguimento. Grazie ragazzi. Pandorino. Buon pomeriggio Retro, grazie per essere passati ragazzi. Dimmi tutto Harry. La cosa difficile. Adesso mettiamo il link ragazzi, adesso ve lo mettiamo, adesso c'è il momento del link. Però se arriviamo al gol, facciamo... Allora, visto che dobbiamo arrivare al gol, do 2 notizie sulla fucina. Ah, cosa volevi su Picci, infatti? Allora, la prima sul portiere, per la prossima tappa... Giuse, intanto chiedo un attimo se, penso che sia in linea, sia Giuse che Greg, se potete venire ragazzi, il link è il solito, se glielo mandi Greg così spieghiamo per lanciare il Fantagot, questo beta test solo per i primi 1000. No, dicevo, nella prossima tappa ci sarà un nuovo portiere che quest'anno ha giocato in Serie D, ma sarà annunciato nei prossimi giorni. No, Sorex, il link lo mettiamo, il link lo mettiamo, l'avevamo promesso, lo mettiamo. Purtroppo siamo fermati a tanto così. E chi è, scusa? No, non lo voglio ancora dire. Cioè, quindi cambi il portiere? Per la prossima tappa sì, ci sarà un cambio di portiere. Ma è famoso o no? No, è uno, cioè, famoso, cioè, è uno che ha fatto la Serie D. Mi hanno parlato di grandi piedi buoni da parte di questo portiere. E c'ha anche un aspetto estetico che potrebbe essere... Gis, ragazzi, penso si sia fatto male, se non sbaglio. Gis si è operato e torna disponibile a settembre-ottobre. Però occhio al portiere. E poi su Picci voglio fare chiarezza, perché se ne sono dette tante in questi giorni. Allora, io vi dico... Raga, ne ho giftate 10, non me le ha messe, porca miseria. Non è che non abbia fatto il mio, io ho provato, eh. Tu cosa hai fatto? Scusa Manfred, volevo un attimo... No, una cosa per chiarire su Picci definitivamente. Allora, io dico... Intanto è arrivato Peppe e Greg, che così adesso mandiamo il link del Fanta e vi spieghiamo. Ciao Greg e ciao anche...
a Beppe che è solo in audio, il nostro sviluppatore. Adesso il link, ragazzi, del Fantagot per i primi 1000 iscritti. Oh, ma mi ha tirato fuori. È stato bannato Ciccione, live, Ciccione. È la prima persona bannata da Belgic God. Attenzione, no. Perché Cyborg... La vergogna. E allora meno 15. Attenzione che io ci credo. Abbiamo fatto una scalata. Manca l'ultima rampa per vedere la puntata extra stasera. Scusa Manfred. Dicevo, Picci, per quello che mi riguarda, da qui fino a fine campionato potrebbe anche fare 0 gol. Per me resta il miglior numero 9 della Gold League e non la Fucina. Se lui vuole restare una Fucina, non ha nessuna intenzione di cambiarlo mai. Io ci ho parlato in privato in questo. Giusto così. Poi ne riparliamo alla fine. Ciccione, ma puoi condividere lo schermo che voglio vedere la formazione che hai fatto tu sul fantacalcio? Vi faccio vedere anche. No, ma ha buttato fuori, ma ha buttato. Perché l'avete bannato? Boh, non so. Beh, ha contestato le quotazioni. mi aspettavo che invece Ciccione avesse cambiato. Abbassa di tanto la conoscenza rispetto. Ma chi è questo? Ma chi è questo? Lo sviluppatore, lo sviluppatore. Giuseppe, ignorante. Ma ho capito, ma Giuseppe c'ha manco il coraggio di farsi vedere, vabbè. Ma io stavo a fare la squadra. Non è ancora. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la mia. Io ho preso. Ma me l'ha detto questo coglione, fai la squadra che la facciamo vedere in live. Questo che parla, che la colpa è la mia. Fede. Ma sei stato sbloccato. Sei stato sbloccato. Schiena. Poi ho preso H. Comunque vi faccio vedere la formazione che ho inviato. Questa è la mia. Non carica la formazione. Cosa che succede? Decidi il modulo, Andre, calma. No, si vede che me la cancello, me l'ha salvata. Comunque no, avevo messo Fene in porta, raga. Poi avevo messo Hack. Poi avevo messo Fiorentini o Pascalmetà. Quindi avevo messo... sono l'ultimo rificatore di difesa, Andre. Sì. Anzi, ci metto Pascali e il Puerco. Io ho fatto una bella difesa. Poi metto Salvatore Federico, avevo messo, e il prof Porrini. Poi davanti avevo messo non Moscardelli ma il tanche Filippi e il Loco Picci. Quindi né modificatore VIP né modificatore 3. Anch'io ce l'ho. Tu ne metti solo 6. Attenzione, la formazione del Pancio non è valida, manca un VIP. Forse per quello che me l'ha tolta. La Madonna, chi metto? Coglione. Devo togliere. Ma scusami, perché? Perché prima veniva. Perché un VIP lo devi mettere comunque. Un VIP lo devi schierare per forza. Io vendo questo. Draft sono obbligatori. Aspetta, quanti VIP bisogna mettere? Quanti draft? Un VIP e un draft obbligatori. Ah, ok. Forse andrò. Devo capire come da fare. Vabbè, di cambiare modo, secondo me, Pancio. Anch'io quindi devo mettere un VIP. Io due. Grazie, Carpa. Vediamo se tolgo Petrone. Aspetta, Pancio, ma chi vince il Fantagoa 7 avrà in omaggio una maglia. No. Bobby! Zero Dini! Ne mette 5. E allora siamo meno 10. Adesso vi mandiamo il link, ma il meno 10 della puntata extra stasera. Io ci credo. 10 piccoli cristiani. 10 piccoli cristiani. Prego, Auro.
No, voglio sapere quello forte di. Ma condividi lo schermo, Augu, che vediamo la tua formazione. Adesso mettiamo lì. Vabbè, Black, no, lo sta fa adesso. The Black Swan, quello forte è Samba, Mbaye Samba. Ibu. Ibu. Quello che sembra CQEZ è Ibu. Anche io lo volevo prendere, ti dico la verità. Allora Ibu, no, quello. Cosa che dicevi, Greg? Samba ha più gol e assist di Ibu. Esatto, esatto. No, io voglio Ibu, come se stai attaccando. È tornato anche Besa, mio fratello, che ne mette 5. E allora, signori, il gol direi che è arrivato. Spagna di mercenario per Besa e per 0. Here we go. Grazie, ciao. Ma non riesci a condividere lo schermo, Augu? No, sto fa ancora la squadra, ma la sto giusta, ancora non lo fa. Allora, chiedo... Se poi te la dico, se poi te la dico. Per favore, in questo momento, a Greg o a Giuse di mandarmi, anche se l'avevo già, ma quello ufficiale, il Bobby link... Bobby! Del Fantagot. Nel frattempo, Bobby! Fede, 82, ci fa... vincere l'ennesimo gol e Benza un altro. Sì, voi stasera farò la nuova per 2 ore extra del Loco Pino, ma grazie mille. E allora adesso, signori, è arrivato il momento del link del Magic Got Beta Test di questa Summer Season. Faremo un primo bound con 1000 utenti, dopodiché, se tutto procede bene, Giuse, correggimi se sbaglio, allargheremo a 2000 fino a 3000 per la terza giornata. Dopodiché noi stiamo già lavorando, Giuse, in realtà dico noi, sì. Ma Giuse che è uno di anche noi, Greg. Anche Greg per l'app che uscirà, se tutto va bene, a settembre, e lì sarà aperto a tutti. Vi ricordo che c'è una mail che è, se non sbaglio, magicgot con l'insette info@magicgot.it. info@magicgot, comunque la trovate sul sito info@magicgot.it, per mandare tutti i bug o magari delle proposte che trovate anche su degli altri fantacalcio che vi piacciono, piuttosto che fantacalcio classici o i vari Sorare, Mise che abbiamo conosciuto negli anni. Adesso il link, mi raccomando, se la squadra voi la fate ma non siete attivi, verrete cancellati automaticamente, come avevamo fatto prima con Ciccione per vedere se potevamo cancellare qualcuno. Servono 1000 squadre, tra l'altro su il link anche, di Magic Vote, quando adesso ve lo daremo, troverete, scusa se ti interrompo, il numero di team. In questo momento sono 8, come vedete ci sono 40 draft, 38 VIP, e Magic Team sarebbe il numero di squadre. In questo momento sono le 8, vi dico che abbiamo, ho aggiunto Mirko dei Fuse che me l'ha chiesto, ho aggiunto Fene che me l'ha chiesto, Pata, e poi ci siamo noi. Ma avete mandato il link? Prima di ufficializzare, però volevo dire una cosa: inserite i dati corretti, l'email e il numero di telefono, perché vi arriveranno i token per registrarvi, altrimenti non potete accedere. Allora, mandami il link per favore sul nostro gruppo, Peppe. Il sito non è attivo se qualcuno ci è andato che ci ha scammato il link, perché è da quando lo diciamo che lo attiva, è nostro, porco Giuda, raga, svegliate, è normale, no? Sono emozionato, ragazzi, eh. Penso anche Greg e Peppe, perché finalmente, anche se non è ancora tutti, inizia a vedere la luce questo un lavoro. Speriamo che non cresca tutto per il numero di utenti. Esatto, se dovesse crescere, che avete dei problemi, scrivete alla mail e non iniziate a scrivere a Greg col salotto o a me in privato, perché si chiama beta test, proprio perché così quando la lanciamo per tutti non crasha e non è una merda, ok? Facciamo proprio questi passaggi a posto. Mi raccomando, clippatela sta roba qua. Troia. Così che... quando... l'avete mandato? Non... dove vende qualcuno, non ce la faccio a piaggiatori. Andiamo un po' qua, vendo questo. Greg, me lo puoi pingare per favore? Il link. Vendo questo. Dobbiamo uno a 4.
Io l'ho fatta una formazione. Ma Augusto, ma non stai neanche condividendo lo schermo? Almeno vediamo che cazzo. Un attimo che sto a finire, Cristo Dio. Ma condivido il primo che ti diamo una mano, no? Ma che mi dai una mano tu? Ma tu mi dai una mano? Ma quando me la dai? Ecco qua. Culo. Allora, questa è la mia. Questa è la mia, ve la faccio vedere. Mi è arrivato il link, mi è arrivato il link, mi è arrivato il link. Pesante. No, non mi è arrivato. No. Questa è la mia, raga. Non me l'hai mandato, sa. Greg, non me l'hai ancora mandato. Come VIP ho messo Carpani. Secondo me, se devi per forza schierare un VIP, è una scelta simpatica. Anche dal telefono è possibile visualizzare la web app. Giuseppe, è questo qui il link. Vedi che lo sto pingando. Tutta gente che può fare bonus. È questo? Sì, sì. Okay. Allora, sto per metterlo, ragazzi. Me l'avete mandato? L'ho pingata sul gruppo del Magic. Ok, copia. Lo sto mettendo come chatbot, raga. Iscriviti al beta test del nuovo Magic GOT. Suspense. Due punti. Solo un K posti e vi metto il link. Incolla. Ok. Activate command, provate a fare punto esclamativo magic, ragazzi, in chat, vediamo se funziona. Punto esclamativo magic. Ok. Apriamo la discussione. È uscito, Pancio. È andato. È in questo momento iniziato il test. Aperto, iscrivetevi, compilate la formazione e soprattutto dateci una mano a creare il magic più bello che se mi hai visto. Stasera, ragazzi, durante la puntata con Augu, magari se qualcuno ha piacere facciamo punto esclamativo studio, se qualcuno ha piacere di venire a confrontarsi e farci vedere la propria formazione. Augu, non so se l'hai finita. Come faccio a condividere? Sì, come faccio a condividere? Sotto, presentazione. Presenta. Okay. Funziona, ragazzi, in chat, qualcuno che l'ha aperto? Sì, già si sono registrati. Sì. Ho fatto. Che cazzo, è una sveltina praticamente, hanno già fatto il doppio passaggio tutto? Sì, già siamo qua a 100. Oh, l'ho fatta, Mi raccomando, ragazzi, noi l'abbiamo voluto fare su CV perché vi dico, un po' la community, Peppe è qua con noi e Greg anche, che diciamo ha avuto quest'idea qua ed è la community più calcistica, quindi della GOT, quindi che ha più attitude col fantacalcio, quindi mi raccomando, siate la fucina proprio nel senso di svegli per dare delle idee e fare una roba figa. Error 404. Error 404. Aspetta. Sito off. In topo. Non va. Attenzione. Errore. Psicodramma Magic GOT. Psicodramma. Che cosa succede? Oh. 200 iscritti. Ragazzi, si fa 200 iscrizioni in un minuto praticamente. È normale che... apposta è fatto solo per 1000. Che succede, Peppe? Ma la squadra. Ma se ne è cascato il sito, Peppe, già? No. No, io ci sono, quindi... Ciscione anche c'è. Ah, vediamo la squadra di Ciscione. Non mi arriva il codice, Peppe. Raga. Provate a farlo pian pianino, forse, Peppe. Vuoi dare due indicazioni, un attimo? Per... Comunque, il tempo che arrivano tutte le mail, perché tutti contemporaneamente temevano che succedesse. Quando i biglietti, non dei concerti, non è normale. Piano, poi gestiamo tutto. Piano piano. È tramite mail che arriva. Senti che tranquillità che ti arriva. A me è arrivato 300... il codice. A me è arrivato. Ah, ti sei già iscritto, Terry? Sì. Grande. Che mio fratello, veramente. E Greg, l'hai fatta la squadra? Io sì. Allora, ho già vinto. Vediamo la squadra di Augu. Che hai messo? Di Mauro, Berlini, Zaccaria. Fichi, lo volevo prendere anch'io, porca troia. Lo Iodice Matteucce non ha messo Picci. Attenzione, Ciscione. Attenzione. Non prende il loco Picci, Ciscione. Brutto gesto. Chi c'è in panchina? No.
la panchina alte VIP perché non ce la facevo. Fai dire, vai giù. E no, non ho messo Picci perché non l'ho schierato ancora, quindi è inutile che la vedi. Perché Vabbè, vai sulla mia squadra, volevo capire che avevi preso. È rigorista. Vai sulla mia squadra sopra, che voglio vedere che hai preso. Ah, ok, un attimo. Ma no, poi l'ho fatta così al volo. Che cazzo, non Ok, sono vabbè, per proprio. rallentare un attimo, sono tanto troppi utenti collegati. Ma no, ma questa l'ho fatta così perché ho preso solo i titolari, eh. Ancora Vabbè, cioè, quanti quindi hai ne. preso. Hai preso Ha qualcuno per poi rivenderlo, Augo? preso Criscuolo che lo vorrà convocare, la merda. Giastron. Che è Sì. Ah, raga, un'altra cosa, noi abbiamo messo anche io e Greg ieri, proprio perché ci è venuta questa idea, tra l'altro proprio a Greg e a Beppe, di non diminuire i giocatori obbligatori in rosa, di inserire degli ex personaggi della GOT in modo da farli valere poco e che magari come Criscuolo possono ritornare in auge, o Schena piuttosto che Balasci. Se ce ne sono alcuni che li vi ricordate che potrebbero essere listati all'interno del Fanta, fate una mail, ma mi raccomando, non fate 100 mail, fate una mail proprio come se foste dei collaboratori dove scrivete punto 1, secondo me questi sono i giocatori, punto 2, a livello grafico io farei queste cose, cioè sentitevi parte attiva perché è come se regalate degli abbonamenti, date una mano praticamente a noi a migliorarci, confido in voi, mi raccomando. Si è messa a posto, ragazzi? Vi siete riusciti a iscrivere? Ci La mail sono non... 400 utenti iscritti e 110 squadre iscritte. Attenzione, è partito il lancio. Quindi io se adesso vado qua, in teoria vedo... Non sono un robot. No, allora, che hanno terminato 125, giusto? Quando è così... Esatto, che hanno Ok. terminato tutto. 400 sono le iscrizioni invece. Ok, chiaro, chiaro. Ragazzi, vi ricordo che se non siete attivi, non fate scambi, non utilizzate, verrete cancellati. Secondo me ogni settimana, Peppe, farai quel controllo lì, immagino. È tanto automatico. Ah, ok, a posto. Quindi vi C'è il laviamo dal martello. cazzo. Quindi anche per chi non riuscirà, che magari se la vede su YouTube, riprovateci, perché magari c'è una squadra che fa cagare alla merda, non è attiva e la cacciamo via dai coglioni. Ciao ragazzi, Ciao io ragazzi, vado. grazie Greg, grazie Harry, grazie Grazie a tutti. Manfre. Noi ragazzi ci vediamo stasera. Grazie Peppe, ovviamente. Peppe, buon lavoro, fratello. Ciao a tutti, Ci ciao sentiamo su Peppe. WhatsApp. Sì. Allora, ragazzi, il secondo codice WhatsApp, stessa cosa vi arriva. È partita una nuova barchetta oggi, ragazzi. Un fantacalcio fatto su un torneo che abbiamo sognato di fare insieme. Quanto è bello internet, grazie a tutti i mecenati e tutti quelli che hanno reso possibile, sia la GOT che OCV. Ciao Manfre, ci vediamo stasera ragazzi, ore vi dico 22:30-23. Secondo me parto alle 22:30 che magari se qualcuno ha piacere vorrei guardare qualche vostra formazione del fantacalcio. Cioè del Magic, scusate, di GOT, non chiamiamolo Fantacalcio perché penso che sia tra l'altro copyright, invece Magic GOT è nostro copyright. E boh, se non vi arrivano i codici, ragazzi, su WhatsApp così ci vuole un pochino di pazienza perché siamo in beta test. Cioè beta test vuol dire che è un test che si fa, è un po' tipo quando inizi a guardarti come scopare una tipa su internet e tu non sei ancora scopata, ok? Si fa prima di lanciare. Ciao, facciamo un ride. Lo farei al Cerbero anche se non c'è Dave. Ah no, c'è Fubay Live. Minchia, Fubay Live sempre con la figa ormai. Tra l'altro, è il live, ragazzi, dal The Cage dove ci sono anche noi. Probabilmente il giovedì faremo il salottino della GOT e la faremo in diretta da Whale Cage, quindi dalla stazione centrale di Milano. Stiamo provando a pensare anche a fare qualcosa di performativo perché abbiamo un campo GOT. E quindi stavo pensando di fare una roba. Comunque, non vi dico un cazzo. Ciao cani, ci vediamo stasera. Grazie a tutti i mecenati per oggi. Bella.